Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù, Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva, Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse, Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro, Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Nostalgia della tua